Accetto, fatto. Bella canzone incontra senza cri, ciao. Ciao, come va? Tutto bene, tu come stai? Soprattutto come stai vivendo questa uscita che è alle porte? Io sono super entusiasta, super carica e super orgogliosa anche se posso dirlo di me e di tutto quello che insieme alla mia squadra stiamo costruendo perché so che sarà bellissimo. Infatti voglio fare con te un viaggio partendo un po' dagli esordi, dagli inizi, ma come qualsiasi viaggio c'è sempre una meta, una dichiarazione di intenti. Quindi raccontami chi è Senza Cri e soprattutto dove vuole andare e ai cuori di chi mira la sua musica. Che bella domanda. Allora, Senza Cri è innanzitutto Cri. Senza è quell'aggiunta di me che sembra un prefisso che va a togliere, invece per me va ad aggiungere, perché rappresenta tutte quelle sfaccettature creative e intime che alla fine hanno costruito la persona che sono oggi. Sono una persona molto buona, profondamente buona, forse anche per questo che me la prendo sempre in quel posto. Però non fa niente, io tiro dritto per la mia. Sono una che ama la vita e ama gli altri, ama la condivisione, ama... Non lo so, sono un'entusiasta, anche se alla fine c'è sempre un malessere di fondo. Sono una entusiasta, cerco sempre di vedere il buono alla fine. Magari prima un po' mi butto giù, però poi ci arrivo. E a chi voglio arrivare? Io voglio arrivare a tutti quelli che sentono di avere qualcosa in comune con me o in generale io non conto tanto a chi, cioè per me non è importante sapere se è Tizio piuttosto che Caio la persona a cui arriverò, mi interessa sapere che in quel momento in cui ci stiamo regalando tutti qualcosa, che può essere un live o può essere il momento in cui qualcuno si mette nelle cuffiette la mia canzone, io ho tolto un attimo del mio tempo, quindi creando, per poter entrare nell'attimo del tempo di qualcun altro. E quindi la cosa che per me è più importante è riuscire a dare il mio cuore a qualcuno, perché alla fine siamo fatti di energia e di scambi per me, quindi questo è ciò che conta. Beh, è molto bello anche come l'hai Grazie. raccontato, perché poi la musica si inserisce proprio in questo, no? Una canzone ruba proprio il tempo a qualcun altro, ma non è che lo ruba, lo riempie, Sì. quindi crea qualcosa di nuovo. Il 19 maggio è una data importante, esce qualcosa, io voglio che ce lo annunci tu, perché sei bella carica, quindi voglio proprio. Racconti cosa dobbiamo aspettarci. Allora, il 19 maggio esce il mio libro di cucina. No, scherzo, esce il mio primo, cioè, il mio primo singolo, no, il mio primo singolo dopo tanto tempo, che si chiama Non ti sopporto più. E così come il titolo è bello strong, in realtà il brano è bello strong perché è un brano di rottura per me, rottura da un periodo che mi ha assorbito un po'. Da cui io rinasco, come ci fossero state le mie ceneri da poco, e quindi non ti sopporto più è quella canzone che spero segni veramente l'inizio di una nuova era, la mia. È una canzone che racconta il mio rapporto con la nostalgia e con la musica, che è una costante che appunto non mi manca mai, però a volte mi è sembrato potesse essere lei la causa dei miei problemi, quando alla fine della fiera così non era, era tutto il contorno che creava problemi, sai quelle volte in cui ti fidanzi e poi gli amici si mettono in mezzo e tu non capisci più se tu stai con quella persona perché la ami o se... Così è stato con la musica. E finché non mi sono resa conto che non siamo separabili, cioè non ci si può separare e quindi perché non ricominciare più forte di prima? Questo non ti sopporto più. E dal punto di vista, diciamo, del testo e anche della vestibilità del brano, come hai deciso di vestirlo? Perché ci sono magari dei richiami, delle particolarità che ho Allora, sentito. diciamo che dal mio esordio con l'EP il sound è cambiato perché comunque sono anche cambiata io. E sono una persona che crede nell'evoluzione e nel fatto che la crescita di per sé, nonostante le difficoltà, aiuti. E questo ho cercato di riportarlo anche nel pezzo, che infatti ha un sound bello differente da prima, è anche molto grintoso ed energico, quindi si mixa bene tra il pop punk, quindi questa ritmica. Con questa cadenza bella forte, però anche con questi suoni elettronici che un po' ti fanno scivolare la tensione,
E la canzone, sia testualmente che melodicamente, nasce nello stesso istante perché sono io scrivo così, scrivo tutto insieme e poi immagino il sound che arriverà dopo con la produzione. E nasce appunto da uno di questi miei momenti di sconforto in cui ho pensato, ho accumulato tutte le critiche critiche positive, perché da costruttive e non, perché a volte uno dice la sua senza averne coscienza, no? E, di tutto un periodo, fino a quando mi sono resa conto che, caspita, stavo seguendo le opinioni degli altri e avevo dimenticato la mia, di me stessa, che è una cosa un po' grave, quindi. E nasce da un momento di sconforto che però alla fine mi ha ridato alla luce. E adesso hai imparato a seguire solamente la tua testa e a scegliere con la tua di volontà. Sì, diciamo che ovviamente io sono una che si affida tanto perché non credo di essere una tuttologa, non mi darei mai per tuttologa, quindi se c'è qualcuno che sa fare qualcosa meglio di me, io sono lì che ascolto e prendo sempre il buono. Però decisamente sì, perché è necessario saper dire dei no e sapersi anche accorgere di chi fa il tuo bene e chi non lo fa, e sapersi anche accorgere quando tu non stai facendo il tuo bene perché sei troppo preso da altro. E quindi sì, ho imparato questa cosa e non la mollo più perché mi ha fatto le spalle, anche se sembrano piccole e io ci metto una felpona, diciamo che comunque mi ha fatto rinforzare tanto. Questo brano poi arriva dopo un periodo di silenzio, come hai detto tu stessa, e è dipeso da te questo non voler essere più sulle scene perché avevi bisogno appunto di interiorizzare e di cambiare qualcosa, oppure ci sono stati dei fattori esterni che ti hanno portato insomma a restare in silenzio fino ad oggi? Guarda, i fattori sono stati, cioè, non posso mentirti, sono stati sia esterni che interni. Io credo che comunque una persona debba, nel mio mestiere o in generale nella vita, esporsi quando ce n'è il bisogno e la necessità e quando soprattutto c'è una sicurezza, una prontezza, un lavoro dietro. E, mi sento molto più strutturata oggi, quindi a prescindere dai fattori esterni e interni che possono aver influito in questa mia pausa. Sono contenta di tutto perché tutto mi ha dato il modo di prepararmi al meglio per oggi, che sono qui con te e presento il brano che uscirà il 19. E a proposito di Non ti sopporto più, ci sarà anche un videoclip. Puoi raccontarci cosa vedremo di questo video e soprattutto anche se hai partecipato attivamente alla realizzazione con lo storyboard, non so, oppure insomma. Sì, ho partecipato e io, allora, il video, io sono entusiasta del video, poi non so, tu immagino l'abbia visto, però ecco, a me piace tantissimo, sarà che sono di parte, però lo trovo molto liberatorio, anche quando l'ho fatto vedere a qualche amico in anteprima, a mamma, così, la cosa subito che noto è che a un certo punto tutti sorridono quasi come se l'energia si trasmettesse. E sono contenta di questo video perché rappresenta, in maniera metaforica o no, quella che è la canzone. Cioè, non ti sopporto più, basta. E quindi rompo tutto. Io nel mio e Gloria, che tra l'altro ringrazio, che è una campionessa mondiale, la ringrazio perché lei, attraverso la sua disciplina, che è il pugilato, è riuscita a far vedere, insomma, come quando uno incanala nella giusta direzione la propria passione, riesce a sfogare tutti i problemi e riesce a essere la versione migliore di sé. Così per me è la musica, per lei è il suo sport e sono contentissima di questo video e di tutte le persone che vi hanno partecipato, perché ovviamente dietro c'è sempre un mondo e io li ringrazio sempre tutti quelli che sono dietro le quinte, perché fanno sempre un grande lavoro. È vero, io ho visto il video, è molto liberatorio, dà proprio quella sensazione di ah, adesso sono finalmente libera da tutto. Libera. Sono contenta che sia arrivato questo messaggio. E ti vedo bella carica, molto Sì, energica, molto entusiasta. Hai paura di qualche cosa in questo momento? Perché di solito si chiedono allora. sempre le cose positive, no? Hai Però ragione. e vedere l'altra faccia della medaglia, un po' quelle paure che rimangono lì, che poi ovviamente rimangono solo paure, perché poi non è detto che, cioè, speriamo non diventino realtà. È una bella domanda ed è anche molto monellina, perché
effettivamente mi metti in difficoltà. Io sì, ho tante paure, cioè non sono qui a fingere di essere Ercole, non lo sarò mai forse. Ho tante paure, ho paura di fidarmi degli altri, di cadere di nuovo nel baratro, ho paura di sbagliare, ho paura di non piacere, perché insomma io mi espongo, quindi uno non sa mai come andrà a finire. Però una cosa di cui ho seriamente paura è di non riuscire a vivere abbastanza la mia vita. Quindi se questo è il prezzo da pagare, cioè tante paure per una sola, le pagherò. Le pagherò tutte, però sono comunque entusiasta, cioè non riusciranno a spegnermi queste paure, questo è certo. Assolutamente, le paure non devono spegnere, insomma, nessuno, ma sicuramente, insomma, sentiremo ancora tanto parlare di te, secondo te. Secondo me, ecco, mi sono. Tranquilla, tranquilla. Però insomma sentiremo parlare di te perché la voglia di comunicare che hai è tantissima, si sente che c'è un'esigenza dietro e poi Grazie. anche un po' di tormento, ma quello. Grazie. Bravi, Carola, tu mi leggi dentro. C'è Brava, brava. Sì, è un po' di vero. tormento che esce fuori, ma poi insomma è più l'entusiasmo, è come nella vita di tutti, no? Ci sono gli alti e i bassi e poi si va avanti. E dopo cosa dovremmo aspettarci? Stai lavorando a qualcosa? Ci sono dei live in programma? Allora, sicuramente sto programmando di fare dei live perché insomma quella è benzina pura per quelli come me. E però, ovviamente non ti spoilerò nulla e la musica non manca decisamente, quindi anche quella ci sarà. E come vivi invece la dimensione dei social network, anche la dimensione televisiva, perché tu hai un passato anche che Da passa per la soubrette, televisione, sì, ti ho interrotto, esatto. No, proseguo. no, no, Ok, scusa, io faccio le battute, sono un po' ma sì. stupidina certe volte. No, allora, i social network, ti dirò, io non sono molto capace, cioè me ne rendo conto, sono una che ama parlare con le persone, io sono figlia del 2000, ma alla fine mica tanto. Però i social network sono sicuramente un ottimo mezzo per crescere e per farsi conoscere, quindi perché no? Cioè, se uno li sfrutta nella maniera sana è giusto usarli e anch'io mi sto reinventando e sto imparando. E per quanto riguarda la televisione, la televisione è quella che tu, cioè almeno io l'accendo pure per dormire certe volte, cioè è proprio una cosa che sia per star sveglio, per dormire, la televisione è lì che ti parla ed è quella scatola magica che ti fa conoscere quel mondo che per tanti, anche per me magari da piccola, è inarrivabile. Quindi non è una cosa che assolutamente escludo perché io mi ci trovo, a me piace, quindi chissà un domani. Magari chissà, insomma, in qualche talent non si Sì, può. può essere. Può essere, è un periodo che insomma aspetto che il cielo mi dia segnali, quindi come va, io seguirò la corrente, non voglio più dire no a nulla, perché tutto può portarti da qualche parte. Invece un'ultima domanda, la cosa alla quale sei felicissima di aver detto non ti sopporto più, ti metto da parte e sta là. Anche se non vuoi dire la cosa, ma insomma anche, non so, una sensazione, un qualcosa di cui se c'è ovviamente qualcosa di cui hai Sì, detto. beh, che indubbiamente ci sono delle C'è cose. Devo scritto un pensare proprio a pezzo. quella che. Allora, aiuto. Allora, recentemente, come ho anche detto, tra l'altro, ho detto non ti sopporto più al mio gatto di nome Mario perché si ostina a non volersi fare lavare. Ma questa cosa non può andare avanti. Però a parte le cavolate, diciamo, non ti sopporto più, l'ho detto al mio passato perché il mio passato è un mondo per me in cui tutti i miei ricordi vengono a galla e ho dei ricordi così belli che, cavolo, io vorrei restare incastrata nei momenti e non si può. Quindi una cosa a cui ho detto non ti sopporto più è lui perché mi fa soffrire, ma alla fine, se mi guardo un attimo indietro, dico tutto quello sei tu e tutto questo che verrà comunque è stato costruito da quello che c'è lì dietro. Quindi vai avanti così. Gli ho detto non ti sopporto più un sacco di volte, chissà quanto le dirò a lui e al tempo, però mi porteranno sempre da qualche parte, quindi perché no? Grazie mille, senza gri, No, per grazie a te, grazie a te, risposta a Carola. tutte le mie domande.
Io ti faccio un enorme in bocca al lupo per questo nuovo capitolo della tua vita, ma anche della tua vita musicale e per averci regalato un pezzetto, della tua anima musicale. Ok, Grazie grazie a te per tutte le domande e per il tempo che mi hai dedicato. Grazie di cuore, mille. Grazie a te. assolutamente.